Ciao a tutti da Andy di Rec & Mix. Oggi in questo nuovo video confrontiamo un hardware e la sua emulazione software. In questo caso è il Mage Q4 in formato 500. Per sistemi API 500 è compatibili. Il Mage Q4 è un semplice equalizzatore con 6 bande fisse, derivato dall'NTI EQ3 creato negli anni 90 da Cliff Mag, che avete sicuramente sentito già in uso sulle voci e sul mix bus di tantissimi dischi famosi. La particolarità è questo shelving sulle alte frequenze che parte da 2,5 kHz fino a 40 kHz. Ovviamente i 40 kHz non sono udibili dall'orecchio umano, ma la curva dello shelving creato comincia la sua risalita ben prima dei 40 kHz, quindi possiamo comunque sentire l'effetto di questa banda. Le altre frequenze, come abbiamo detto, sono fisse. Abbiamo sub, che è un peaking centrato intorno ai 10 Hz, che comunque, come per l'airband, la campana include frequenze udibili, 40 Hz, 160 Hz, 650 Hz e uno shelving a 2,5 kHz. In questa sessione ho preparato dei loop che ho poi duplicato per confrontarli direttamente con l'hardware che ho inserito tra un input e un output della scheda audio dello studio. Visto che il Mage Q4 ha i controlli a scatto, ho copiato perfettamente le impostazioni tra il software e l'hardware. Adesso sentiamo le tracce, prima dry, poi con l'equalizzatore software inserito e poi con l'hardware inserito, e sentiamo le differenze. I due equalizzatori sono molto simili, la prima cosa però che salta all'occhio è una maggior presenza di basse frequenze nel software. Gli sviluppatori di Plugin Alliance potrebbero aver modellato l'equalizzatore su un'unità con un suono leggermente diverso da quella in nostro possesso, oppure potrebbe essere il colore aggiunto dai convertitori che cambia l'equalizzazione risultante sulle due tracce. Proviamo quindi a matchare ad orecchio i due equalizzatori per vedere quanto si avvicinano. Tiriamo un po' indietro l'equalizzazione sulle basse frequenze, sul software, e risentiamo le due tracce, prima plugin e poi hardware. Ci sono delle differenze. Le basse sembrano un pochino meno accentuate e più ferme, e le medie frequenze un pochino più enfatizzate e precise nell'hardware, ma le due emulazioni si assomigliano veramente tanto. Come dicevamo prima, c'è sempre da tener conto dell'unità presa come modello per creare il software e del colore dei convertitori. Proviamolo ora su una traccia di piano. Sentiamo prima la traccia originale, poi equalizzata dal plugin e dopo dall'hardware. Thank you.
In questo caso sembrano molto molto simili le due tracce. Proviamolo ora su una traccia vocale. Sentiamo per prima la traccia dry, poi con il plugin inserito e dopo con l'hardware inserito. I need you to take control, and I'm feeling like I need you to take control, and I'm feeling like I need you to take control, and I'm feeling like. Sembra che sull'hardware ci sia una leggera presenza maggiore di medio-alte frequenze. Quindi proviamo un attimino ad aumentare i 2,5 kHz per matchare meglio le due tracce. I need you. I need you. Ok, insieme alle alte frequenze è aumentato anche il volume. Proviamo ad abbassare leggermente l'output di uscita del plugin, che è l'unico controllo che è stato aggiunto rispetto all'hardware, e vediamo cosa cambia. I need you to take control, and I'm feeling like I need you to take control, and I'm feeling like. C'è un pochino di apertura in più sull'hardware, ma le tracce sono veramente molto molto simili. I programmatori di Plugin Alliance hanno fatto veramente un buon lavoro secondo noi, e le differenze sono veramente minime tra il plugin e l'hardware. Ascoltando gli esempi audio vi potete fare la vostra opinione e decidere quale è meglio, e non dimenticatevi che ci sono anche altre differenze, cioè il numero di tracce su cui posso utilizzare il plugin, che dipende dalla potenza di calcolo della vostra macchina, e il numero di tracce su cui posso utilizzare un hardware, che dipende da quanti hardware ho fisicamente e quante uscite e ingressi ho a disposizione nella mia interfaccia audio. D'altra parte è anche vero che utilizzare le mani e magari muovere due potenziometri alla volta è spesso molto più pratico e più intuitivo rispetto a utilizzare il mouse per modificare dei parametri. In ogni caso, sia che preferiate la versione software o hardware, vi consigliamo di provare questo bellissimo equalizzatore che con pochi e semplici controlli vi permette di arricchire e migliorare qualsiasi traccia audio. Molto bello da utilizzare anche sui bus e sul mix bus. Bene, anche oggi siamo arrivati alla fine del video. Se volete dirci le vostre preferenze tra la versione plugin e la versione hardware, scriveteci qua sotto nei commenti. Ciao a tutti e ci vediamo nella prossima puntata.